Terra Amara, puntate al 21.01, Zuleyha Gafur non viene perdonato dalla moglie. La soap turca Terra Amara, lanciata nel 2018 e suddivisa in 4 stagioni, continua a far parte del palinsesto di Canale 5. Negli episodi che andranno in onda dal 16 al 21 gennaio, la protagonista Zuleyha Altun, Hilal Altınbilek, continuerà a soffrire a causa della punizione del marito di Miriam Ann, Murat Unalm, il quale l'ha separata dal figlio Adnan. Il capomastro Gafur Takn, Bülent Polat, invece, non riuscirà a chiarire con la moglie Saniye, Selin Yeninci, la quale deciderà di non perdonarlo. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 gennaio riportano che Yilmaz, Uyur Gune, racconterà il suo passato a Muigan, Melike Pekialova, rivelandole per quale motivo non ha intenzione di mettere da parte la sua pistola. La dottoressa verrà dunque a sapere dello scontro in atto tra il suo fidanzato ed Emir. Quest'ultimo, intanto, permetterà alla moglie di rivedere il figlio Adnan solo per un breve lasso di tempo. La donna continuerà quindi a soffrire per la lontananza del suo bambino. La protagonista di Terra Amara convincerà il marito a partecipare alla cerimonia di premiazione dei contribuenti di Adana perché avrà in mente di incontrare l'ex fidanzato Yilmaz, purtroppo. Il piano di Zuleyha non andrà a buon fine. Nel frattempo, il capomastro Gafur cercherà di farsi perdonare dalla moglie Saniye, senza riuscire nel suo intento. Le anticipazioni di Terra Amara dal 16 al 21 gennaio evidenziano che Demir preleverà Zuleyha dall'ospedale psichiatrico in cui l'ha fatta ricoverare sua madre Unkar, Vahide Persin, affinché fosse curata. Altun tornerà quindi alla villa. Quest'ultima e Yilmaz si penseranno a vicenda. Ma sia Demir che Muigan se ne accorgeranno. Fekeli, Keremalk, si recherà insieme a Unkar nel posto in cui da ragazzo dava sfogo alla sua disperazione per lei. Demir, dopo il tentato suicidio della moglie, le permetterà di uscire dalla tenuta solo se accompagnata dalla domestica Ser, e Brunlu. Gafur, deciso a scoprire dove ha trascorso la notte la sua padrona Unkar, cercherà di farsi dare delle informazioni da Raci. Infine ci sarà tensione fra Yaman e Akaya nel momento in cui si incontreranno al cinema all'aperto con le rispettive compagne, le due coppie finiranno per litigare.